Scatman's World. Veneziano, ragazzi, sorpresa, siamo su MotoGP e questa volta salva, porca puttana, ringrazio i miei iscritti, siete fenomenali, dovevo togliere la spunta dal Claude, ma porca puttana, abbiamo perso anni per questo, abbiamo perso anni perché dovevo, ma lasciamo perdere, guarda, lasciamo proprio perdere, comunque seconda posizione in Catalunya in qualifica, ho messo difficoltà medio intanto, e fisica semiprofessionista, quindi l'altra volta che avevo preso la pole avevo fisica base, quindi al secondo posto, va bene, in qualifica ci siamo, questo gioco però noto che qualifica una cosa, dopo in gara è molto più difficile, vedremo. Il secondo posto al debutto in Moto3 non mi sembra male. Vai ragazzi, e inizia finalmente la carriera cumeniana, porca di quella porca, vai Fiori. Se vediamo che la difficoltà è troppo facile, chiaramente Gattusino e Reggie Miller nelle prime posizioni. Chiaramente andiamo ad aumentare. Chiaramente in fisica stiamo su semi-pro perché no, coglioni. Vai. E comincia la carriera comendiana finalmente. Porca puttana, avevo perso due mesi così. Io non ho parole, ragazzi, non ho parole. Dovevo levare il Claude, ma puttana minchia, ma puttana minchia. Cornflakes subito in fuga. Cornflakes in fuga, ma il Kuma c'è, ragazzi, il Kuma domina. Dobbiamo assolutamente tenere una posizione dignitosa perché voglio correre subito, dovevamo bruciare le tappe, ragazzi, voglio arrivare in MotoGP il prima possibile. Cornflakes, sarebbe bello debuttare con un podio. Bravo comunque, bravo, quanto meno fare sempre le stesse gare mi ha allenato. Ho riprovato, riprovato e riprovato. Quarto posto per il Momentus. Una gara comunque favorevole perché sappiamo che il Qatar è una gara favorevole per Veneziano. Noi vogliamo questa vittoria. Poi c'è subito Austin, fu invece gara veramente proibitiva. Allora, per adesso registriamo solo questa perché adesso è veramente il finalmente, ragazzi, il boato. Perché finalmente possiamo fare sta cazzo di carriera, cioè. Stanno scappando i primi, eh. Brutto errore, Brugattusino e accelerati, ne approfitta anche Vino. Il nostro obiettivo è vincere i MotoGP, per chi se ne frega di Moto3 e Moto2, avevo già fatto tutto con MotoGP 13, no, erroraccio qua di Veneziano. Vedi, troppa irruenza per il Kuma. Stavolta sto gioco è più difficile in gara, incredibile. Sono belli cazzuti in gara, attenzione, attenzione. Non passi tanto, non passi, verdaccia, non passi. Primo giro completato, first lap. Davanti c'è Vino che purtroppo sono un po' in fuga i primi. È una moto che comunque non sto al passo, c'è poco da fare. Gattusino super accelerati. Accelerati, frenati, ragazzi. Mi sta a quello che faccio bene di solito. Dai, cazzo, dai. Devo pompare, ho bisogno di pompare, ragazzi. Il Kuma deve pompare, deve tornare in carreggiata. Non avrei mai pensato di ricominciare sta serie. Ci buttiamo a bomba su MotoGP, ragazzi. Punto e anche basta. Ecco, solito errore qua. Ottavo posto blindato, nel senso non riesco ad andare avanti. Tanto Vasquez, Vasca da bagno e Vino stanno lottando per la settima posizione e sesta. Mentre il Kuma qua all'ottavo posto nella speranza di conquistare qualche punticino in più irridato. Peccato perché aveva fatto una buona qualifica, un secondo posto positivo. Per le qualifiche, ragazzi, faccio solo un giro, quindi in un giro devo riuscire, chiaramente dopo in MotoGP ne faccio due, uno per la prima sessione e uno per la seconda, però un giro, quindi devo farcela in un giro proprio per rendere le cose ancora più difficili. E per il momento stiamo su medio però, perché ragazzi il passo, mamma mia che rischio, va bagnato, una figa bagnata qua.
almeno ottavo, cazzo. I primi sono in fuga, ragazzi. I primi purtroppo sono in fuga. E come chiudere le porte, ragazzi. Anche un ottavo posto non è male in dal debutto. Marquez al primo posto, il Marquez staroccato, Miller secondo, Gattusino terzo con Flames quarto, Frenati quinto. Guarda qua, bagnata, figa bagnata. Giro record di Gattuso, record di Gattusino. E il Kume deve chiudere, ragazzi, il Kume deve chiudere assolutamente, final lap. Dopo nei prossimi video saranno due gare a video. Pompare a cannone, come devi pompare, cazzo. Perché almeno l'ottavo posto lo dobbiamo tenere assolutamente. La moto purtroppo non è molto performante, però bene, insomma, cioè. È che è difficile sbagliare. Vai, vai, dai, siamo ottavi, forse arriviamo, ottavi. Più la vedo dura. Troppo largo, troppo largo qua, venezianone. Brutto errore questo, brutto errore. E sia Oliva che Antonelli. Maledetto Oliva. Bravo qua, veneziano, buon scambio con Oliva. Buon scambio con Oliva. Della parte cumediana, si gode. Quanto mille, madonna, Miller e Marquez lotta comunque. Sportellate tra Oliva e Veneziano, eh. Dai gas Kume, subito. Prima gara, subito scoppiettante. Oliva vaffanculo, Oliva. E Oliva mi supera. Ecco, devo tenere però dietro Antonelli, l'obiettivo scuderia è 13° posto. Oliva è davanti, purtroppo. Oliva è davanti. Nel deserto. Chiudilo, 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 chiudilo. Maledetto Oliva, maledetto, non ci voglio credere. Dai che possiamo superarlo in scia. Dai scia, vai Kume per l'ottavo posto che è mio. L'ottavo che è mio, l'ottavo che è mio. Ottavo posto, penso ottavo posto, ragazzi. Ragazzi, ottavo posto cumendiano, benissimo, primi 8 punti. Raga, saluto il cumendone veneziano, il Kume è tornato su moto GP. Cumenda veneziano, cumenda veneziano, cumenda veneziano, lo youtuber italiano. Cumenda veneziano, cumenda veneziano, cumenda veneziano, lo youtuber italiano.